Adesso provo martello e scalpello, o mi faccio, mi costruisco un estratore. Quasi, sempre è solito disordine. Buttala, non te trovi niente, niente. Chiave inglese, buttala. Silicone, buttala. Mossetti, sfere dei trattori, buttale qua. E continuo a dirglielo, continuo a dirglielo. Ma io ributtala. Guarda, sfere dei trattori, chi sei che viene qua a trovarlo? Non sarò neanche a me il massimo della perfezione, ma un minimo, un minimo. Sono sempre arrabbiato perché bisogna anche mettere a posto le cose, cioè ci vuole ordine, un po' di ordine ci vuole. Non dico tirate a specchio, però. Segreto a sbergare che ti si sente fino alle ali a stare. Oh, proprio il tite volevo. Porco cane, hai che sei? Un casino, per trovare una roba non si trova niente. Oggi mio padre si è alzato con il piede sbagliato. Ed è brutto quando succede perché ha un 49 di piede. E busso e detrattore che se l'ha il suo posto là. Sono mica a sentirlo, anche i tosi. Là. Siamo in 10 persone che lavorano in azienda. Lui è quello che sta sempre in officina e con chi se la prende? Con me. Guarda Chiave, tutto butterà, tutto butterà. Te a cercare una roba non ti trovi niente. Hai sapito il tempo che perdiamo a cercare Chiave, quello che ti serve e quello che fermo. Cosa serve? Con le scarpe che fa fumo da quando che cammino, per cercare una roba. Sono stufo, posso camminare da avanti in drio, no, da quello che ho fatto. Ti serve una chiave, ti serve qualcosa, ma non le trovi mai, non le trovi mai. Così non si può lavorare. Qui bisogna trovare assolutamente una soluzione subito, altrimenti mio padre andrà avanti a lamentarsi fino alla 10ª stagione di sto programma. Che penso, mi faccio una officina fuori da qua dove che fermo i lavori, mettiamo tutto il trapano, saldatrice, robe. Se per mettere in moto i trattori serve un bel pieno di benzina agricola, per mettere in moto la capacità di risolvere i problemi di Davide invece serve solo una bella strigliata di suo padre Roberto. E quando c'è un problema da risolvere, c'è solo una persona da chiamare. A Dario Loide, non porti quesiti, tu attacca il carrellone e vieni qua, abbiamo una missione. Due sono le cose che mi spaventano. Quando una donna gli chiedi cos'hai e lei ti risponde niente, e quando Davide ti chiama e ti dice non fare domande. Dio, state zitto, non fare domande, vieni qua e basta. Prevedo grossi guai. Ah, Michael, sei parte di un piano dal quale non puoi ritirarti anche te, senza volerlo. Ho messo su il miglior team possibile. A dopo, ciao. Anche perché sono gli unici che ho. La squadra è arruolata. L'entusiasmo è alle stelle. La missione officina è pronta a partire. Più o meno. Davide! Oh! Ma perché ti si arriva a pie? Perché devi venire qua col carreon? Ti te mi hai detto che devo andare via col carreon? Gli ho detto di venire qua col carrellone e lui si presenta a piedi. È come uscire per andare a far benzina e dimenticarsi la macchina a casa. Ma non vogliamo anche un trattore libero? Ci appiamo, andiamo tutti due a agganciare col fender il carreon da me, andiamo via a Pia Soia, siamo di strada. O Nara se par de A, Pia Soia se de A, ti te stai ancora più de A de Pia Soia. Ma il carreon dove sei? Casa tua, ma se te venivi qua col carreon, tacaimo, andasimo. Adesso mi tocca andare con due trattori del carreon, fillappa, dopo tornare in drio da qua. Io non so chi di due abbia sbagliato, però so che ho ragione io. Se noi altri ci appiamo, partiamo da de qua, femmo il giro, andiamo su de qua. Cosa snodaremo? Se che mo? Qualcuno quasi di più distante. Dite che andate qua. Qua tentavo di andare dritti da qua. Basta Dario, mal di testa. Non sempre che te che sti vai più grande ti fai più curta. Ci appiamo, andiamo via per qua. Comunque io sono qui da mezz'ora e non ho ancora capito cosa bisogna fare. Cosa femo ora? Ma sto qua o carichiamo lì adesso? Sì. Dai, cala e sponda che andiamo. Carichiamo? Sì. Ma dove andiamo, scusa? Se ascolti Dario non capisci un cazzo, andiamo a Onara. Sempre passando per Curtarolo. Non molla, non molla, inutile. Davide, basta, dai, lo sai che hai torto. Ma stasera siamo a casa per cena o no? Sì, perché ha detto che lo offre Davide, dopo vieni qua e il carrellone e il telescopio offre la cena. Buonasera, andiamo tutti a mangiare dal paninaro onto in strada. Può finalmente cominciare la missione nuova officina. Il carrellone c'è, il telescopico c'è, Michael è arrivato, Dario purtroppo anche, ma si è dimenticato a casa il carrellone, perciò andiamo a prenderlo. Hai l'asso bloccato, eh. L'ho appena sbloccato, Arbo. Se non te lo dicevo, rabaltavi tutto a prima curva. Quanta pazienza che ci vuole con lui.